Bentornati a tutti quanti in questo mio nuovo video. Questo nuovo video è un video di risposta per il concorso di Victor Laszlo 88, che è uno dei miei canali preferiti, e ho scelto di recensire uno dei film, non dico uno dei miei film preferiti, però uno dei film a parer mio più belli degli ultimi anni, ossia The Dreamers di Bernardo Bertolucci. Innanzitutto la regia di questo film. Bernardo Bertolucci è uno dei più grandi registi italiani viventi, perché è ancora vivo, è un regista straordinario, ha fatto praticamente è il regista di colossal italiani, perché noi italiani abbiamo anche registi che fanno colossal come Zeffirelli, però lui è uno dei più grandi in assoluto, che si era già fatto sentire, diciamo, con l'epopea di Novecento, che è un bellissimo film, che produce i suoi film molto spesso anche all'estero, poiché la produzione, le produzioni italiane, noi in Italia, siccome siamo tanto bravi, le smorzeremmo le sue idee geniali. Bertolucci ha diretto questo film nel 2003 basandosi su un racconto, o vari racconti se non mi sbaglio, di Gilbert Ayler, che è uno scrittore scozzese. Comunque sia, la regia è molto buona, cioè sviluppa questo racconto, naturalmente non è che è un adattamento fedele, penso, non avendo letto il racconto, però ne ripropone, diciamo, i tratti salienti. Questa regia è davvero ottima, poiché gioca molto sui sentimenti dei personaggi o sulle loro sensazioni, e lo fa attraverso immagini bellissime e colorazioni bellissime. Infatti tutto il film è sui toni caldi, i colori sono quasi sempre caldi, quindi un'atmosfera molto, non dico estiva, però comunque un'atmosfera avvolgente, calda, piacevole, e ogni tanto inserisce qualche piccolo piano sequenza per dilatare un po' il tempo, perché il film alcune volte procede molto velocemente, alcune volte invece si blocca, diventa improvvisamente, anche in questo caso, ovattato, tranquillo, e questa cosa ci è data da dei piani sequenza, quindi ottima la regia, ottima Bertolucci, non potevo dire altro se non che appunto è bravissimo. La trama di questo film, come ho già detto, tratto da questi racconti di Gilbert Ayler, la trama parla di un ragazzo che è Matthew, è uno studente americano che giunge in Francia. Questo film è ambientato infatti nella Parigi del 1968, e appunto lui, questo studente americano che è Matthew, incontra due gemelli che sono Isabelle e Theo. Questi due gemelli accolgono Matthew nella loro casa, poiché i loro genitori devono partire, i loro genitori sono scrittori se non mi sbaglio, e Theo e Isabelle, che sono abituati a rimanere soli in casa, invitano Matthew a rimanere con loro. Durante questo periodo questi ragazzi decidono di chiudersi dentro questa casa e sperimentare le loro emozioni, facendo dei giochi o comunque dei test, degli indovinelli, facendosi delle domande a vicenda molto particolari e approfondendo sempre di più i loro rapporti. In questa storia fa da sfondo la rivoluzione studentesca che si sta diffondendo nella Parigi del 68, e in più quella che è la parte più bella di tutto il film è la presenza costante del cinema, perché tutti e tre i protagonisti sono grandissimi appassionati di cinema. Infatti una delle cose più belle di questo film è il fatto che è pieno di citazioni, vengono citati tantissimi film vecchi anche per l'epoca, per farvi capire che i personaggi sono veramente appassionati di cinema. Infatti la maggior parte delle volte i loro indovinelli sono sul cinema, ed è bella questa atmosfera, appunto questa, vedere come questi appassionati di cinema vedono la nouvelle vague che va diffondendosi, è una cosa veramente bellissima, poiché crea anche più atmosfera e rende la cosa meno d'impatto, poiché questo film contiene delle sequenze davvero molto particolari, però anche di questo parlerò dopo. Il cast di questo film. Allora, i tre attori principali sono Eva Green nel ruolo di Isabelle. Lei è un'attrice che io adoro, è bellissima e bravissima, recita perfettamente. La bravura di Eva Green poi si vede in questo film, in particolar modo in una sequenza bellissima dove i tre protagonisti sono seduti a un tavolo al buio con solo delle luci di candela, in questa atmosfera soave e bellissima, in cui i capelli di Eva Green prendono fuoco,
Questa scena non era prevista nella sceneggiatura, però l'attrice rimase talmente calma, talmente concentrata, che il regista decise di tenere questa sequenza. C'è anche Louis Garret, che è un attore francese che interpreta il fratello di Isabelle, Théo. Lui è davvero pure molto bravo, anche se io non ho visto altri film in cui ha partecipato. So che vedendo la prova che ci dà in questo film, posso capire già da solo da questo che anche lui è un bravissimo attore. Lui, diciamo, è il personaggio più tranquillo dei tre e Louis Garret ci riesce perfettamente in questo ruolo perché ha questo sguardo quasi sempre appannato, lui comunque è veramente molto bravo. Infine l'attore principale che è Michael Pitt. Per questo ruolo, il ruolo di Matthew era stato già proposto a diversi attori come Jake Gyllenhaal e Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio in un primo momento aveva accettato, tuttavia ha dovuto rifiutare poiché era rimasto coinvolto nel progetto The Aviator di Scorsese, quindi non ha potuto partecipare. Jake Gyllenhaal invece ha rinunciato da subito al ruolo poiché il personaggio appariva troppe volte nudo, quindi evidentemente si vergognava. Ha rinunciato il ruolo e è andato a Michael Pitt, che tra l'altro è il sosia di Leonardo DiCaprio, poiché sono davvero molto simili, soprattutto di viso. Pure lui, Michael Pitt, io ne avevo già parlato di lui in Funny Games. Lui pure è un altro degli attori che io adoro, poiché pure lui sa fare veramente di tutto, perché è bravissimo in un qualsiasi ruolo, qui pure. Crea questo personaggio di Matthew impacciato, alcune volte deciso, pronto sempre alla discussione o comunque a parlare dei suoi ideali, quindi pure veramente molto bravo. E ora, la poesia di questo film. Questo film io lo oserei paragonare a una poesia di quello che è il mio autore, il mio poeta preferito, ossia Charles Baudelaire. Non spero solo di non aver scioccato nessuno, poiché Baudelaire è famoso, i suoi fiori del male sono poesie bellissime, soavi, straordinarie, su delle perversioni o comunque su cose innaturali, su cose su cui uno non parlerebbe mai con una poesia. E appunto, come ho già detto, le perversioni di Baudelaire che venivano parlate, di cui si parlava nelle sue poesie, questo film sembra una poesia di Baudelaire, poiché, come ho già detto, questi ragazzi si spingono sempre più oltre dei limiti, rompono dei limiti e ci sono quindi questi giochi che fanno sono dei giochi anche abbastanza, diciamo, perversi, ma non è così, poiché incitano all'amore questi giochi che fanno. Ci sono anche dei riferimenti omosessuali nel film, soprattutto verso la fine. C'è appunto questa poesia di queste cose, poiché vengono diverse volte inquadrati gli attori totalmente nudi e anche in momenti in cui fanno sesso, però queste nudità, queste scene di sesso non sono scene pornografiche, ci sono inquadrature anche particolari su zone, diciamo, insolite per un film drammatico. Però queste inquadrature, queste sequenze non sono pornografiche come uno può pensare, ma sono gestite appunto dal regista in una maniera magica, poiché quando riprende i corpi nudi dei personaggi non riprende la perversione della situazione, ma riprende proprio la bellezza, l'armonia di un corpo bello, poiché anche gli attori sono belli, hanno un bellissimo fisico tutti quanti, quindi questa regia, queste inquadrature molto ravvicinate non sono per scandalizzare, certo uno appena le vede rimane un po' stupito, però andando a riflettere, a vederle, riprendono sempre i momenti, cioè cose bellissime. No, sembrerò forse un pervertito parlando di queste cose, però è così, cioè c'è una sequenza in cui Matthew e Isabelle fanno l'amore per terra, intanto Theo che fa? Si prepara due uova da mangiare, ma questa cosa che è descritta in un bellissimo piano sequenza non ha musiche di sottofondo se non i gemiti dei personaggi, però questa cosa non è scandalosa o disgustosa come potrebbe sembrare, senti, io non posso mettere queste immagini perché violerei dei diritti. Però questa sequenza è magica, è bellissima, tutto il film è permeato di questa poesia, di questa bellezza, e quindi è straordinario. La recensione finisce qui, io spero di essere stato convincente. Ripeto, il film è uno dei miei preferiti, io possiedo questa versione in DVD, non so se esiste una versione a due dischi, i contenuti speciali sono molto scarsi, c'è un trailer se non mi sbaglio e mi sembra forse un'intervista agli attori. Il film è davvero molto bello, io lo consiglio veramente tanto per qualsiasi, non lo consiglio a tutti, diciamo,
poiché è un film molto particolare, però a tutti gli appassionati di cinema, soprattutto a chi adora vedere dei film particolari e diversi, soprattutto dei film d'autore o comunque dei film dove ci sono molte citazioni cinematografiche, quindi dove un appassionato di cinema si sente a casa, io questo film lo straconsiglio e dico acquistatelo assolutamente poiché merita veramente, ma veramente tanto. E la recensione finisce qui, spero di essere stato come al solito convincente, spero vi sia piaciuta, vi chiedo lasciate assolutamente dei commenti per dire cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima.